Allora, lei perché è qui stamattina? Io sono qui per vedere la manifestazione, diciamo, dei miei compaesani, Alessandro. Io vengo dalla provincia di Cuneo, vengo da Garesio, montagna, che nel suo piccolo, diciamo che tutti i paesini, tutte le regioni del Piemonte, come anche altre regioni dell'Italia, vengono a sentire la mancanza di fondi, di finanziamenti da parte di queste persone che, stando dentro, chiusi dentro questo palazzo, non vedono e non capiscono i problemi della gente. Sembra quasi che siano fatti montare i vetri per non sentire i problemi che in realtà vive ogni giorno la gente: il lavoro, i soldi, la vita generale, la realtà non la conosce. Diciamo che i paesini, come dicevo, del Piemonte si desertificano, la gente va via cercando un'America in quest'Italia che in realtà è tutta Italia, non esiste America. Uno può venire a Roma per trovare lavoro, lavora un po', poi si è licenziato, e comunque la crisi fa approfittare chi ti dà lavoro, approfitta di te, nel senso, ti fa lavoro un periodo e poi ti dice guarda, ti do di meno perché tanto c'è crisi, c'è gente che vuole venire al posto tuo. Praticamente loro, con questa politica sbagliata, stanno creando un sistema che fortifica le persone che prima rubavano, adesso rubano di più, capisci? Le attività ormai, c'è tanta richiesta di lavoro, quindi i titolari di grandi aziende, di negozi, di tutte queste attività che hanno bisogno di personale, ci marcia su queste cose. Praticamente loro creano il male in questa maniera. Queste manifestazioni possono servire fino a un certo punto, ma forse non ci rendiamo conto i soldi che si spendono per mobilitare tutte queste forze dell'ordine. Ce ne sono tantissime, mezzi antisommossa che vengono dall'Iraq, elicotteri, camion, carabinieri, cioè cosa serve tutta questa gente? Sono quattro poveracci che sono venuti a proclamare la loro libertà e i loro diritti per poter vivere meglio senza più andare avanti a stenti, quando invece qui c'è uno sfarzo assurdo. Come ho già detto in altre volte, c'è, è ora di finirla con questa politica conservatrice che non dà spazio alle persone di potersi realizzare, di poter creare qualcosa, una famiglia, oggi non c'è più neanche motivo, non c'è più niente, capisci? Ormai non è più... Quindi lei sta dicendo che nei piccoli paesini del nord accade proprio come succede nei piccoli paesini del sud, perché spesso la gente pensa che al nord in realtà questi fenomeni non ci siano, cioè si sia meglio rispetto al sud. Ma no... La realtà è tutta uguale, capisci che ad esempio la realtà è tutta uguale, però la politica ti vende in televisione, sui giornali, con i dibattiti pubblici, la televisione, così ti vende un'immagine del nord, un'immagine del sud che in realtà la fa a loro, per loro, praticamente loro prendono i voti. Tu devi votare la Lega perché al nord cambierà le cose, perché il sud ruba, cioè dice Roma ladrona, ma la Lega è tutta qua dentro, gli stipendi li prendono da Roma, cioè loro fanno tanta demagogia, ma in realtà il succo è che tutto questo baccano, queste cose che loro dicono, le fanno per loro, per poter tirare voti, non gliene frega niente della gente, di quello che succede in realtà.